si intitola Gita a Milano. Dopo le rutilanti ragazze seminude del Festival di Burlesque e Varietà in piazza Abbiate Grasso, capolinea del metro 2, torno con il bus notturno a Loreto, via Padova. Mi infilo in una camera oscura con 9 o 10 letti. Nessuno russa ed è un colpo di fortuna. Mi sveglio il mattino accanto a una bionda violinista. Salgo nella sala delle colazioni, ricarico per un'ora il telefono. Esco in via Leoncavallo, via dei transiti. Ieri notte un uomo pisciava cazzo all'aria in mezzo alla strada, davanti a un night. D'altronde, se devi farlo, perché insozzare un muro o un lampione? Così almeno bagni solo per terra. È una scelta razionale. Adesso, gente al supermercato, biciclette. Ieri ho mangiato alla Virgen della Puerta, piccola tavola calda peruviana, cameriera simpatica, 6 euro per minestra e pietanza e mezzo litro di tè con aromi. Adesso vado in centro, vado alla mostra di Escher, quello delle scale strane, è interessante. Potrei dire agli amici intellettuali che sono venuto a Milano per Escher, a loro piace che si dica così. Ma senza le rutilanti ragazze seminude di ieri sera col cazzo che ci venivo. Mi siedo in via Ferrante a Porti, che è un viale, mentre alcuni viali sono vie. La toponomastica è una scienza imperfetta, con alberi e panchine. Stranamente tranquillo a 2 passi dalla stazione centrale, niente polizia né venditori di niente. Sto in pace a guardare le foglie gialle e il monumentale palazzo che fu delle Regie Poste, poi delle Poste e basta, poi basta. Pare deserto, forse c'è dentro qualche cazzata privata. È morto Fidel, il Novecento ha mostrato che se la giustizia sociale la imponi dall'alto, diventa una dittatura infelice. Se aspetti che cresca dal basso, campa a cavallo che l'uomo è una merda. Ognuno vuole più roba degli altri ed è infelice, è vorace. E per quello che mi resta da vivere, scriverò soltanto forse del giallo delle foglie, forse dell'odore delle gambe delle donne, l'unico dato che mi suona non ambiguo.